Ciao, avevamo quasi terminato il motocatto perché eravamo lasciati con l'aver sbloccato il livello boss. Tuttavia, oggi, prima di andare a battere il boss e terminare il motocatto, ho intenzione di fare parecchie cose. Infatti, avevo sbloccato la città di guadagni di parecchie robe. Quindi, oggi ho intenzione di vedere questo episodio. Poi, per la precisione, il minigioco della pesca, la bottega Guadoldì. Il videogioco delle biglie, mi sembra di ricordare. Poi ho intenzione di completare. Poi ho intenzione di cosa fare? Ho intenzione di completare tutte le vie del tesoro rimaste da fare al mondo 4 e poi battere il boss. L'ultima volta avevo anticipato che forse mi sarei fermata oggi in questo episodio a completare tutte le vie del tesoro, ma magari a futuro ci assiste, ragazzi, forse. Oggi addirittura questi qui quattro episodi riusciamo a completare addirittura il mondo 5. Tuttavia ricordo che dal mondo 5 poi i livelli normali, tra virgolette, prima del boss divengono 5, quindi impiegheremo un po' di più. Allora, pensiamo prima di tutto da dare. Ah sì, una cosa che devo far vedere è che prima di tutto ho ampliato la collezione di figurine, come potete ben notare, ho completato al 100% quasi la prima collezione, tuttavia qui rimangono varie figurine che sono figurine speciali che si ottengono facendo varie cose al villaggio. Una si ottiene prendendo il glub glub leggendario a pesca lampo, quindi lo accenderemo dentro. Poi bisogna ascoltare questo, con questo bisogna interagire molto con quanto di erudito. Qui bisogna interagire molto invece con servizio consegne. Qui invece bisogna fare la stessa cosa col bar, quindi oggi io devo trasporto qualcosa. Poi bisogna completare tutto il minigioco Rotola Kibi per questa, e per concludere bisogna prendere molte cose alla bottega. Poi dopo qui è cominciato anche la collezione, un pochino, l'ho ampliato un pochino, la collezione delle figurine del volume 2, ragazzi, come ho intenzione di farvele vedere tutte quante alla fine del gioco. Avete presente quando nell'ultimo episodio di Kibi Tipo Deluxe faccio vedere a ruota tutti i portachiavi nel file al 100% che avevo? Ecco, questo ci fa la stessa cosa con le figurine, quindi però la versione lunghetta, perché poi farò passare così anche le descrizioni. Poi faremo anche guarda, tutta la parte di Kibi gigante sullo sfondo. Farò così per vedere far vedere meglio la figurina, perché sono delle figurine veramente fatte bene. Comunque, mi ricordo anche un po' Super Smash Bros. Comunque, bei tempi del Nintendo 3DS. Andiamo a fare il minigioco della pesca lampo subito, che è uno dei minigiochi che vi gasa di più. Quando pesci a bocca però dei pulsanti, premi il pulsante giusto più veloce che puoi per non perderlo. Se prendi molti pesci di seguito, alla fine abboccherà uno grande, premi velocemente il pulsante e batti il record. Vai, sarà una cosa divertentissima da fare. Più il pesce è grosso, più aumentano i pulsanti da premere. Capito? Che abbiamo preso un piccolino, un picciolino, che pesa neanche 2 ettari. 2 etti, no, non ettari, che cazzo ho detto? 2 etti, sorry, 2 etti, 2 etti. Ok, già ingrandito perché sono due di fila. Uno più grosso, 522, nuovo record. Guarda, anche lì è felicissimo. Vai, ancora, ancora. Vedi che sono divenuti più grossi di me, 1,707 kg. La monetina, ok. Ah, ragazzi, prima di cominciare il minigioco mi sono dimenticato di farvi vedere una cosa. Ho salvato una veloce clip sulla Switch, ma ve la faccio vedere dopo. Riguarda le pietre tesoro e le robe nascoste nel villaggio. Però dopo ve le faccio vedere meglio. 8,391 kg, bene. Ok, ragazzi, possiamo fare ancora di meglio, fidatevi. Otto 448. Ah no, ragazzi, dobbiamo trovare quello d'oro. Letteralmente ricordo che è un pesce d'oro, quello più potente, tra virgolette. Ho 390, leggermente meno di quello di prima. Dai, ce la possiamo fare, Kibi, a pescare uno gigante. E
E questa mappa c'è un giro, una conchiglia, ok. Sì, proviamo. Io continuo finché non trovo il pesce più potente, più grosso di tutti, eh. Tanto questi continuano a regalarmi monete. Buttale via monete da 30. Comunque il pesce più grosso è quello che appare con quando poi perché premi 5 pulsanti di fila. So che prima mi ha bleffato, adesso però lo becco sicuramente. Sbagliato, porca vacca, sicuramente era questo. Niente, una molla ho pescato. Sicuramente era questo, cavolacci, porca vacca. Ci proviamo. Niente, tre. Un pesce da tre. Ecco. Devo ritornare a quattro, vai, prendi pesca ancora. Oh, nuovo record, un pesce da 8548 grammi. Vai ancora, pesca, pesca, pesca. Sempre di poco batti i miei record, comunque vai, continua a pescare Kirby. Arriviamo a 3000 monete dalla fine di questa battuta di pesca, però... Vai, 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 vai. Faremo mangiare Water D, ragazzi, pesce per un anno intero. No, non è vero perché poi... No, non è vero, invece, cioè, in effetti verità, da quanto ti chiamo forte, i pesci sono talmente stanchi che poi vanno fatti fuori. È triste da dire, ma sicuramente è così. Molto triste e molto poco animalista. Pum. Vai ancora Kirby, vai ancora che non abbiamo ancora finito. No, ma all'ultimo cazzo, all'ultimo, porca troia. Era questo, cavolacci, pescione. E vabbè, ora che ritornerà la prossima volta e pieghiamo 100 anni, raga. Dai, di nuovo, stavolta non sbaglierò, promesso. Vai, pesca. L'ultima volta era partito subito, forse dopo riparte di nuovo subito. Ah, che bello pescare. I giochi con i Monster Hunter c'è gente che pesca tutto il giorno. Dai, questo episodio facciamo solo i minigiochi, mi sa, raga. Se vado così in 10 minuti, se riparto 10 minuti su questo, figuriamoci sul prossimo... Sul prossimo minigioco che ricordo aver impiegato un po' di più per completarlo.
Cio, cazzo, cio, porca vacca. All'ultimo. All'ultimo, cavolaccio, all'ultimo. Come minimo mi schiacciava comunque, la prossima volta che lo prenderò mi schiaccerà. Ci provo. Ce la posso fare, ragazzi, ce l'avamo, però ce l'avamo. Però ce l'avamo. Dopo quanto il glu 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 gigante era saltato fuori, boh. M'ha tirato dentro. All'ultimo tutte le volte X era. E ora che riappare, ragazzi, ora che riappare di nuovo. Dai, proviamoci. Dopo tre glu glu è apparso, quindi. Sì! 10 kg! Ho vinto! Tutto per una figurina! Kirby pescatore! Oh, Kirby che sta pescando nel laghetto! Sembra che si stia rilassando! Forse anche troppo! Ehi, Kirby, tieni gli occhi aperti! Il laghetto è davvero tanto da fuori! Incluso il glu-glu leggendario della città di Waddle Dee! Ok, oh, ciao! Basta! Tutto sto casino per il glu-glu-glu! Guardate la foto! Il ragazzo è personalissimo! Riusciamo a prendere Kirby? Ce l'ho fatta. Eccoci qua, guardate un po' il record da 10.000 kg, da 10.000 grammi, non 10.000 kg. Se fosse stato 10.000 kg, Kirby sarebbe morto schiacciato, però va bene. Passiamo a vedere la bottega. Salve, un caloroso benvenuto nella bottega di Waddle Dee. Vediamo oggetti che possono renderti più forte in svariati modi per un periodo di tempo limitato. Puoi anche usare più di uno alla volta, potenziando uno o mischiandone due diversi. Ma non dimenticare che puoi portarti dietro solo un oggetto alla volta. Allora, Kibi, che cosa compri di bello? Allora, io vedrei. Allora, vita più, una doppia energia, che non può aumentare più del doppio. Poi attacco più, che puoi, che aumenta l'attacco per 200 secondi e puoi usarne 5 alla volta addirittura. Poi velocità più, che aumenta la velocità per 200 secondi e puoi usarne 5 alla volta. Ma ragazzi, faccio questi. Velocità più, ecco a te, paghi 150, vai subito. Grazie per l'acquisto, come sei pronto a usare questo tipo di risolvere per premuto X. Posso prendere un altro, quindi. Posso usare più di 5 alla volta, qui posso provare. Sì, perfetto. Dai, dai, ancora. Eh? Mi ha fatto sbaglio o mi ha perso in velocità? Ah, penso di aver capito! Ah, adesso così vedi. Adesso vedi che adesso si somma alle cose. Adesso c'ho il booster. Se io premo tengo premuto X, lo utilizzo, adesso ho la velocità e i secondi, però non scendo finché sono a città Waddle Dee. Vabbè, adesso comunque ne prendo altri tre. Ecco fatto, quindi al massimo arrivano a 1000 secondi. Beh, ragazzi, penso che 1000 secondi basteranno per fare tutte le vie del tesoro rimaste e anche un po' di, come si può dire? E aspettate, cioè, basteranno per arrivare a fare tutte le vie del tesoro e aspettate, eh. E poi il boss, perché io poi dopo questo power up lo vorrei utilizzare in uno scontro boss, sapete com'è.
Posto, 1000 secondi, 999, scusate, ok. Guardate come è divenuto veloce Kirby adesso. Poi immaginate che il timer è da 999 secondi quando arriveremo a... fuori usciamo dal villaggio e cominciano a scendere quando cominciamo un livello qualsiasi. Vai, parliamo con Rotola, con il guardia di Ludo Tecario di Rotola Kirby. Avvicinatevi, non volete provare l'ultimo gioco arrivato in città? Sì, cari spettatori, parlo proprio di Rotola Kirby. Una volta devi provarlo anche tu, Kirby. Oh, gioco delle biglie, proprio un gioco degli anni 90. Quando vuoi giocare basta che ti metti davanti, anzi, anni 2000. Basta che ti metti davanti al gioco e premi A, perché generalmente che giochi simili li trovavo da bambina nel... Avete presente? Nei negozi delle macchinette che ti davano i giochini, ecco, quelli lì. Allora, crea il controller per guidare le palline fino a 4 stelline. Se riuscite a ganare le ricompense, pronto con le materie difficili, anche le ricompense migliori. Allora, come si calera? Ok, Y, ok, perfetto. Dai, facciamo... Uso una moneta per giocare. La cosa che mi dà fastidio è che devo pagare per giocare, quindi sarebbe meglio evitare di perdere. Oh, attenzione! Attenzione, potete capire che sto inclinando il controller in una certa maniera. Guardando attualmente la biglia, il tappeto mossi. No, neanche 20 secondi, oh grazie. Dai, proviamo, posso provare a fare... Bah, finito. Completatemi il gioco Rotola Kirby. Una stella, cioè. Vai, ovviamente ci sono anche livello facile, di normale e difficile. Te capi molto bene in questo gioco, Kirby. Ti ho preparato qualcosa di più difficile, devi provarlo. Ah, due biglie. Il problema è che se cado una biglia nel vuoto devo ricominciare da capo. E vai, ce l'ho fatta. Anche tutto questo casino lo faccio per la figurina, eh. In teoria non devo fare modalità difficili. Altrimenti faccio pure quelle. Te la cavi molto bene in questo gioco, Kirby. Ti ho preparato qualcosa di più difficile, devi provarlo. Cosa dici proprio? Mettiti di fronte al gioco Rotola Kirby, che vuoi provare quel che vuoi provare, poi premi A e la partita inizierà. Cosa tu dici? Ho un consiglio da darti, prima di cominciare, premi Y per regolare l'inclinazione e riporta il controllo nella posizione iniziale. Ah, no, voglio parlare ancora, cioè... Hai notato che sono il pane affiguato alla tua faccia, Kirby? Che carina! Ok, sei tu che le hai disegnate, Allora, adesso è il momento di dannare. Giuro che si è completo pure questa prima su una problema. Che poi vi ricordo che sono al video sembrato tutto più semplice, ma... No! Una moneta ancora. Del tempo me ne infischio. Poi sento il controller che vibra quando la pallina rotola. Stesso di realismo, per dire come se dovessi la pallina che sta rotolando. Ma chi ha avuto l'idea di fare sto contorno, sì! Ho completato tutti i livelli, sì! Bravo Kirby, hai superato tutti i livelli di difficoltà del mio gioco! Sapevo che ce l'avresti fatta! Per questo te avevo già pronto una sfida speciale creata appositamente per... appositamente per te! È la prova definitiva delle tue abilità, si tratta di Rotola Kirby modalità molto difficile! È tutto pronto, quindi basta che ti avvicini al gioco per mia per iniziare questa difficoltà! Puoi anche scegliere di giocare ma... Oh, e ho un'altra sorpresa per te! Una figurina speciale come ricompensa per aver sbloccato la modalità molto difficile del gioco. Oh, sono venuto solo per questa. La modalità difficile non la vediamo, vi dico solo che sono gli stessi livelli con i bobospini che vi rompo le palle, quindi se lo toccate morite, pensate quelli di livello 2.
World di Ludotecario. Il suo divertimento è qui, questo World del Digestisce Me, il gioco preferito della città, la rotola Kirby. Io pensavo perché il gioco preferito fosse la pesca. Gli altri World di amo giocarci quando iniziano, non riesco a fermarsi. Ciò spiega perché al mio gioco è stata aggiunta anche una modalità molto difficile. Ne vedo solamente una, ragazzi, per farvi un'idea. Ecco, 5 monete costa. Vedete che ci sono i bombo spin in aggiunta e mi rompo le scatole, mi impediscono di fare certi movimenti. Tipo. Faccio un tentativo per ogni livello, giusto anche per vedere come sono messi, come, cosa è cambiato nei vari livelli. Ma se poi dopo non vinco, sti cavoli. Oh, intanto qui ho vinto. Dai, davo l'obiettivo che se ho completato 20 secondi mi dà 500 monete, no, grazie. Le monete le guadagno in un'altra maniera. Dai, proviamo questo, che qui è più difficile perché ci sono i bombospini. Cioè, devo. Se muoio una biglia, muoio tutti. Un'andata. Olè, ce l'ho fatta anche col secondo, le monete difficile. Oh, oppure metto 700 monete in più perché ho vinto 30 secondi. Comunque, ragazzi, volevo farvi vedere che sulla home ho salvato questa clip veloce, dove ho trovato in città una pietra di tesoro nascosta dopo aver vinto per la seconda volta all'Arena Meta Knight, perché volevo vedere se miglioravo col tempo. Nel frattempo ho scoperto che all'arena, alla Coppa Meta Knight perlomeno, ti danno sempre una pietra del tesoro. Quindi abbiamo proprio la fonte di pietre del tesoro fissa nel caso in cui, quando finiranno le vie del tesoro da completarsi, intende. Poi dopo ho trovato questa pietra che era nascosta in città. Ok, e quindi sono arrivato a 6. Poi dopo, off-camera, ho completato per la terza volta l'arena perché volevo vedere come me la cavavo senza abilità. E ok, ho vinto, quindi come ricompensa fissa una terza pietra del tesoro assieme a 500 monete. Allora, è il momento, ragazzi, della pezza più difficile, dove non abbiamo due bigli, in compenso i bombo spin mi bloccano le vie più, quelle che una volta erano le vie più semplici. No, è Y per. Oddio, per poco la gaffa l'ho lisciato il bombo spino. Come buttare i propri soldi, ragazzi. Tutorial. È come. Sono come i gatti vinci sti giochi, ma riesco veramente a smettere. Faccio lo stesso percorso, ecco fatto. Con Bobo Spino che mi rompe i coglioni, ma perlomeno. Dai, come ho fatto? Con calma, con calma. Come cazzo ho fatto a cadere di sotto? Niente. Ho buttato via già 50 monete come minimo. Raga, nel caso in cui ci riesco off camera e non ci riesco adesso, vi farò la clip, vi registrerò la clip di 30 secondi. Oh, calma, facciamo finta che il Bobo Spino non ci sia.
Niente, ora raga, cali in avanti. Niente, oh! Perché continuo a schiaffeggiarmi la gamba ogni volta che... Dai! Come fai a fare 30 secondi questo? Stavo uscendo. Devo imparare a frenare.
No! C'è per quella curva di merda. Scusate il rumore di fondo. Ci sente che c'è mia madre a casa. Ah! Guarda che paura dei rumori di fondo, perché non li sentite nemmeno! Come il ventilatore qui sotto. La televisione, sentite. Ma perché adesso muoio con il bombo spino iniziale? Non capisco il problema che ho nel non frenare. Non lo capisco. Sì, perché ci vorrebbe che qualcuno tipo editi questa parte con solo tutte le volte che io faccio puff. Fino ad arrivare alla clip in cui vinco. Cosa c'è che dopo qua sotto il bateo?
Mi sta salendo il mostro, mi sta salendo. Perché non va giù? E io con questa frustrazione dopo devo andare a battere il boss del mondo 4 senza completandolo alla prima al 100% perché sennò non sarò contenta.
Otto la Game, signori e signori, videogioco perfetto per chi ha un avvento sociale.